Salve, sono Marcella Stumpo di Trivelle Zero Molise e della Fondazione Lorenzo Milani. Siamo su un autobus diretti a Roma per partecipare a questa grande giornata contro le grandi opere inutili e per il clima, preceduta da un lavoro di preparazione sui territori approfondito e ramificato. Siamo convinti che sia dovere di ogni cittadino che capisce di essere ormai sull'orlo del vulcano partecipare a queste manifestazioni per portare ad un cambiamento di rotta, come hanno dimostrato i ragazzi di tutto il mondo. Il 15 marzo non abbiamo più tempo e dobbiamo esigere dai nostri governanti un'inversione di rotta immediata. Non siamo più disposti a lasciare che altri decidano per noi, non siamo più disposti a consentire che senza la consultazione dei cittadini si decida l'esproprio del territorio, non siamo più disposti a sacrificare la vita perché pochi possano diventare ricchi. Ci auguriamo quindi di trovare una partecipazione di livello altissimo a Roma. Noi parteciperemo dietro lo striscione per il clima fuori dal fossile insieme alle delegazioni del Centro Italia con le quali lavoriamo ormai da anni su tutte le tematiche, gasdotti, trivelle, privatizzazione dell'acqua. Siamo sicuri che sia arrivato il momento di alzare forte la voce, senza violenza ma con convinzione. Oh, buongiorno a tutti, sono Francesco Di Cesare di Guglionesi e sono un membro del comitato Discoli del Sinarca, comitato ambientalista. Allora, partiamo dal metanodotto, che è un'opera che attraverserà il nostro territorio, il Molise, per all'incirca 30 km. Quest'opera è dannosa e inutile per il nostro territorio, dato che ci sono delle criticità a livello ambientale. Oggi, 23 marzo, sono in viaggio per andare alla manifestazione a Roma per il clima e contro la realizzazione delle grandi opere inutili. Credo, sono convinto e convintissimo che il governo possa avere coscienza di questo e aiutare associazioni e comitati per salvaguardare il pianeta, perché si è arrivato in un punto di non ritorno. Buongiorno, io sono Aurelia Badessa e sono una studentessa di Larino. Oggi insieme a Termoli Wild, Discoli della Sinarca, Trivelle Zero Molise e Inter Regionale contro le Camorre ho scelto di partecipare a questa manifestazione per avviare un processo di sensibilizzazione contro appunto l'inquinamento, che è un argomento sempre molto frequente di questi tempi e soprattutto anche molto evidente, ma non parliamo di governo, parliamo proprio di società, perché è proprio il popolo che deve insegnare a noi, nuove generazioni, quello che va fatto per salvaguardare l'ambiente, perché comunque noi con le fabbriche possiamo fare gran parte delle nostre cose, ma se ci pensiamo, se non avessimo l'acqua, se non avessimo l'aria, se non avessimo gli alberi che ci producono la vita, cosa faremmo? Buongiorno, sono Alessio Cianci, vengo da Guglionesi e sono un membro del comitato I Discoli del Sinarca. Il metanodotto Larino Chieti è un'opera, secondo me, un'opera inutile, in quanto la rete infrastrutturale italiana è già sovradimensionata, non abbiamo bisogno di altri ampliamenti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Vaccaro, sono il presidente del comitato I Discoli del Sinarca. Questa mattina siamo partiti da Termoli perché nel pomeriggio parteciperemo alla marcia per il clima contro le grandi opere inutili che si svolgerà a Roma, per ribadire la nostra ferma contrarietà alla realizzazione del gasdotto Larino Chieti, un'opera inutile e dannosa per i territori interessati. Il gasdotto in questione è stato autorizzato nonostante nel nostro paese il consumo di gas sia in costante diminuzione e i cambiamenti climatici ci impongono di abbandonare le fonti fossili nel più breve tempo possibile. Secondo gli esperti in materia, gli effetti dei cambiamenti climatici
2015 saranno irreversibili tra poco più di un decennio. Il metano inoltre è un pericoloso gas serra a parità di emissioni 84 volte più potente dell'anidride carbonica. Purtroppo nel nostro paese, così come nella nostra regione, si continuano ad autorizzare opere inutili e dannose sia per la salute dei cittadini che per l'ambiente. Temi come l'abbandono delle fonti fossili e l'incremento delle energie rinnovabili dovrebbero essere in cima all'agenda politica italiana. A nome del Comitato I Disco di Elsinarca ringrazio Trivelle Zero Molise, il Comitato Interregionale contro le Camorre e Termoli Wild per la preziosa collaborazione. Intanto mi presento Emilio Izzo, in qualche modo occupandomi di diversi comitati, però in questa sede diciamo quello che meglio mi rappresenta è il Comitato Interregionale contro le Camorre. Lo dico perché le lotte che stiamo portando avanti, non ultima questa qui per l'ambiente e contro le grandi opere, partono tutte da questo, da il concetto di malavita organizzata. Non c'è niente che ormai non mette più in connessione la malavita organizzata con i regimi. E io non parlo di governi, parlo di regimi, perché devo dire la verità, purtroppo in Italia negli ultimi 30 anni più che governi che hanno stabilito un contatto con i cittadini hanno fatto soltanto gli affari loro. E quando parliamo d'affari basta guardare le cronache, ne sono piene, quindi è inutile che le metto ad elencare. La manifestazione di oggi è importantissima innanzitutto per creare quel collegamento che da tanto tempo si è perso. È quello che deve mettere insieme una serie di realtà che però devono fare sintesi, devono fare unione su un problema serio. Il mondo sta andando a rotoli, le isole di plastica lo dimostrano chiaramente e sono qualcosa di veramente di violento. La fauna marina è distrutta e imprigionata nelle plastiche, così come anche i macelli che succedono sulla terraferma. Non c'è rispetto per il mondo animale e la produzione ormai fa sì che gli animali siano chiusi in una gabbia di 30 cm per 30, da lì devono soltanto dare quello che possono dare e poi vengono portate al macello. Ecco, questo non è rispettoso della nostra dignità dell'essere umano. L'ambiente circostante lo devastiamo, non ultimo lo dimostra questi gasdotti che oggi non hanno alcun motivo di esistere perché non c'è richiesta, cioè non serve a nessuno perché già il gas che abbiamo non viene sfruttato totalmente perché sono ferme tutte le attività industriali. Se diciamo da sempre che il paese è fermo, allora non capisco perché dovrebbe viaggiare una rete di gas che deve sconvolgere quelli che sono alcuni fra i più bei panorami e tracciati dell'Italia tutta, che noi sappiamo è un'ex penisola che tutti ci invidiavano. Allora oggi non possiamo più delegare a nessuno questo tipo di discorso, dobbiamo far sì che tutte le popolazioni che hanno quel senso di appartenenza all'essere uomo, cioè persona di rispetto, dobbiamo bloccare le grandi opere che non servono a nessuno, specialmente in una società che non va da nessuna parte così come sta, è bloccata su tutti i fronti e non può offrire un futuro migliore dando i soldi pubblici alle multinazionali e allo sfruttamento ancora una volta del territorio. Quindi da oggi io spero che possa ripartire una lotta che era più verde, lo dico anche dall'alto della mia età, 40-50 anni fa. Non voglio fare il nostalgico, non mi appartiene la nostalgia, ma la nostalgia, quella che porta a recuperare, sono contento che tra noi oggi sono tanti giovani, quella voglia di lottare per il giusto, quella voglia di lottare
anche per il semplice fatto che quando si è giovani si lotta, perché anche questo si è perso, è la dimostrazione che c'è una droga, e la droga più violenta è quella che offre una società di controllo. La massa è ormai drogata da pochi personaggi che tengono sotto il loro controllo i cittadini e li hanno ormai assoggettati al proprio volere, al proprio condizionamento, e non hanno più la forza di ribellarsi. Se quello di oggi è un, come dire, un tassello importante per ritornare alla ribellione, fine al miglioramento del pianeta, allo stop alle cose inutili e al vivere quelle cose belle che abbiamo, allora io credo che questo possa essere una delle più straordinarie, come dire, iniziative che sia stata, come dire, organizzata negli ultimi tempi. Presidente del Comitato dei Discoli del Sinarca, Monte Cilfone. Io ritengo che siamo una piccola goccia all'interno di questo fiume di persone che vedremo oggi alla marcia per il clima fuori dal fossile e contro le opere inutili e dannose per il territorio che si terrà a Roma. Quando si parla di opere inutili e dannose, mi viene da pensare che anche il nostro territorio è ricco di opere inutili e dannose. Mi viene da pensare alla nostra battaglia, quella contro il gasdotto Larino Chieti. Mi viene da pensare al centro di stoccaggio, l'elettrodotto, il San Salvo Biccari. Sono molto fiducioso perché stiamo cercando, insieme agli altri comitati della regione e non, di creare una filiera in modo che per ogni situazione ci sia un comitato, ci sia un gruppo di persone operativo che sia in grado di agire in maniera molto tempestiva. Allora voglio concludere con un motto. Cosa c'è più duro della roccia e più molle dell'acqua? Eppure la molle acqua riesce a scavare la dura roccia. Noi siamo la molle acqua che cerchiamo di combattere contro le multinazionali. Proviamo a fare qualcosa.